Ciao a tutti ragazzi, come sempre bentornati sul mio canale! Scusate, questa la dovevo a Mastro. Ciao a tutti ragazzi, come sempre bentornati sul mio canale, il canale del Tonsore Ignorante. Perdonatemi per l'intro un po' particolare, ma Mastro lo sa. Torniamo con la sbarbata settimanale. Come già visto nei video precedenti, torniamo sempre a parlare del Porcello, sempre lui in ammollo da ormai non so neanche più quanto tempo. Giada è venuta a casa mia nel weekend scorso e mi fa: ma perché sto pennello è sempre in ammollo? E bisogna fare sto test, come se fosse il pennello del barbiere. Quindi, abbiamo visto i saponi duri, abbiamo visto i saponi in tubo, non ci manca che vedere le paste di sapone, ovvero i saponi, in questo caso Autumn Glory di Stirling, in pasta appunto di sapone. Oddio, avrei voluto, poi ho cambiato all'ultimo idea, portare un sapone di TFS. Però avevo voglia di ritirare fuori questo, che è un po' che non lo usavo. Intanto bagno la superficie, quindi il pennello l'abbiamo visto. Il sapone, bene o male, lo conosciamo, cioè io l'ho portato già un paio di volte. Come rasoio, un rasoio che in video non avete mai visto, ma che io avevo portato già su Instagram. New Atorio, è un rasoio 6 ottavi che mi aveva prestato Mastro ai tempi, ma non era affilato nella maniera proprio più corretta, era rimasto un pochino indietro per qualche dimenticanza nostra logicamente. Ora ho provato io ad affilarlo da solo, vediamo un attimino cosa è venuto fuori. 3000 bel gas lurri fino a diluizione e logicamente poi l'ho passato sull'ardesia con l'about di 7-Eleven, come sto facendo con i rasoi in questo periodo. Quindi come sempre mi bagno il viso e direi che partiamo prima di tutto con l'insaponata. Quindi innanzitutto vediamo anche come andare a gestire il sapone. Spero di essere a fuoco e spero che il supporto non l'ho montato troppo in alto. Cosa mi manca? Mi manca il pennello. Butto l'acqua di vegetazione in eccesso, pennello lo strizzo del suo esubero d'acqua e vado a prelevare all'interno della ciotola. Come sempre Stirling profumazione che esplode, bagno le punte e vado a far schiumare il prodotto. Ho scelto, ciao, caduto un bel fioccone di sapone. Io ho scelto Stirling come sempre anche per farvi andare a vedere un attimino un sapone un pochino più difficile da montare, perché logicamente ha una gestione differente rispetto, per dire, magari a un TFS per quanto riguarda appunto la gestione dell'acqua. Soprattutto un sapone, sta sbuffando ovunque sapone sto sapone. Vabbè, vi dicevo, il tappeto andrà a lavare. Ha una gestione diversa dell'acqua proprio perché anche a livello di burri all'interno, col burro di karité bisogna un attimino sapere in più come andare a gestire l'acqua. Acqua che, niente ragazzi, sto facendo un disastro assoluto oggi. Ho bagnato un po' troppo il sapone o l'ho colato male. Acqua che sarà presente nel discorso del video di mercoledì prossimo, se riesco. Se no parliamo di profumi, vediamo un attimino. Vabbè, niente ragazzi, io mi ritiro, cioè sto facendo schifo oggi. Poi perché ho sui dilatatori, togliamoli, che se no tutte le volte faccio disastri anche con i dilatatori. Via, sul lavandino. Punizione. È che non mi vedo oggi, c'ho proprio il supporto in faccia. Devo averlo sì montato troppo alto. Fatemi sciacquare un attimo le orecchie, che veramente non voglio fare schifo. C'è già chi lo fa al posto mio. Ok, ho rimosso un po' di disastri dalle magliette. Ragazzi, oggi penso di dovermi fare la barba in punta di piedi. Whee!
perché ho montato il supporto un po' troppo in alto. Già la sento la molatura che... Ma perché non vado d'accordo io con questo tipo di molature. Cioè, affilato è affilato. Il rasoio il pelo lo toglie, senza ombra di dubbio, però logicamente io preferisco quelle molature un po' più vibranti. Full hollow, quarter hollow. Sleepy Hollow, il film di Tim Burton. Fatemi un attimo sciacquare da sto schifo che mi sono messo sulle mani e proseguiamo. Tanto se ne sentivate la mancanza, lui sta facendo la cacca. Mi sembra un po' buio il video, però non lo so, tanto io poi gli faccio la color correction tutta strana, con i verdi desaturati. Infatti si vede sempre la pianta con colore stranissimo. Sì, decisamente mi piacciono di più altre molature. Full hollow è quella che preferisco generalmente più di tutte. Insomma, mi faccio il pizzetto da finanziere. In realtà l'ho già avuto e sembra solamente un mariachi, però vabbè. Olle! Zana baffo, minchia quanto è alto sto supporto, oggi non ci vedo veramente un cazzo. Questo è stato il secondo rasoio che Mastro mi aveva fatto provare, il secondo vintage. Il primo era il Tridente, il Gustav. Mi sembra, vorrei dire minchiate. Beh, pelo polneso. Un po' di pelo è venuto via.
Si sente che vibra poco, nel senso, sei ottavi, già ha la molatura che ha, in più è anche un pochino più corto in punta, logicamente non è che vibri come le vibrisse di un gatto. Miau! Vado, mi sono scemo, mi sciacquo come sempre con acqua calda e contropelo. Rieccoci qui per andare ad affrontare il contropelo. Vedete che il sapone, se lo si lascia un attimino fermo, va a asciugarsi. Qua mi sono fatto il solito punto di taglio, perché a destra non ci vedo un cazzo. E lo andiamo a riprendere con un po' d'acqua, se serve. Adesso vediamo un attimino. Glielo faccio asciugare ancora di più in viso e poi gli diamo acqua. Non serve far la palta 150 centimetri, cioè tanto quello che dobbiamo portare via sotto il sapone, non è che dobbiamo mettere i tasselli in faccia, quindi. Il sapone nel naso. Ok, scarico. Poi, magari ci sta anche che sono io con l'affilato di merda. Ok, cambiamo lato, intanto facciamo qui, se no si asciuga.
solita vertigine, quella e basta. E il baffo magari, non vado domani in ufficio con un baffo sì o no. Ah no, domani è sabato, quindi cazzo di ufficio vado. Sapone nelle orecchie. Allora, innanzitutto un'altra pulita al rasoio, ok, ma giusto per dar due colpi, non mi sto a sciacquare tanto, il punto è sempre questo, è sempre questo, quelli sono ormai, il resto è andato. C'è una puntina anche da far sul mento, eh. Qua facciamo una bellissima cosa, io scarico il pennello, così vi faccio vedere anche come riprendere un sapone quando non avete più sapone. Si scarica il pennello, semplice, passi sotto l'acqua calda, strizzatina, mini montaggino più bagnato, quindi bagnando la punta del pennello sotto il lavandino, sapone rischiuma, bello, liquido, ancora un po' d'acqua, in modo che poi quando ve lo buttiate in viso non dovete stare lì a insistere a rimontare il sapone. Ciao passi, ora è secco, ancora acqua, tanto non ne serve per un reggimento, tac, manina asciugata, rasoio come sempre pulito e asciugato, ecco qua ho appoggiato io male perché come al solito devo fare l'acrobata. Boh, il pezzo lì è andato, anche di giugulare il pezzo è andato. Che palle sta vertigine. Ok, presa. Fatto, qua non serve, a posto, pulisco il rasoio e mi vado come sempre a sciacquare con acqua calda e con acqua fredda. Vado. Eccoci qua, allora, pelle un pochino arrossata qua e là, sicuramente questo è il segno del taglio di 2 settimane fa, che c'è uno speculare anche dall'altro lato, per via della molatura del rasoio che non mi ha fatto impazzire, sempre più conferme ho che questo tipo di molature wedge per me non, cioè, su di me non funzionano, non significa che siano brutte, poi vi ripeto, magari anche la filatura del rasoio stessa, io non ci metto becco, poi mi dirà Mastro quando glielo riconsegno appena ci vediamo. Abbiamo visto quindi in sostanza la gestione di sapone in pasta con puntino rosso di sangue e pennello in maiale. Adesso poi la prossima volta facciamo un attimino una pausa forse dal pennello in maiale, perché tanto ci manca solamente andare a vedere come lavora con uno stick, ma volevo farvi vedere un attimino un pennello un po' particolare di cui non vi voglio raccontare nulla, ma
un pennello che ha un certo significato per le persone che conosco, quindi volevo andare a provarlo. Mi è stato prestato, è una cosa piuttosto gentile il gesto che è stato fatto di prestarmelo. Scusatemi, il rumore del lavandino è veramente pieno, devo un attimino chiudere e aprire il tappo perché sennò rimaniamo qua con il lavandino che crolla. Qui sì, uno sbreghino me lo sono fatto che è prima quando ho alzato male, però vabbè, tutto sommato il pelo se l'è portato via, un po' la pellaccia si è irritata, ma che fai, non la irriti ancora di più? Coniferus di Stirling, questo è come se ti bevi, mamma mia, sembra di bersi la grappa di Pino Mugo, la grappa di Pino Daniele. Però non so perché. Ho un ricordo molto, molto particolare di questo dopobarba. Il dopobarba della prima notte che abbiamo dormito insieme io e Giada. Nonché la nostra gara, la nostra prima gara di tiro con l'arco, anche insieme a Mastro. Però bello, devo dire. Mi è piaciuto, parte sto sgraffio. Quindi ragazzi, abbiamo visto anche la gestione con sapone in pasta. Logicamente, come sempre, in base all'inci dei vari saponi in pasta, in pasta saponificata di sapone, cambierà il quantitativo d'acqua da andare ad utilizzare e anche il rasoio che andiamo ad adoperare, logicamente, perché se uso un rasoio a mano libera non vado a fare uno stucco, viceversa se uso un rasoio di sicurezza non vado a fare una rasatura più liquida. Questo è il migliore emostatico del mondo, la saliva. Seguitemi per altri consigli e altre ricette. Quindi, detto ciò, ragazzuoli, noi ci siamo tenuti compagnia per questo venerdì. Settimana prossima sarà una settimana un po' più incasinata. Non so se riuscirò a portarvi video, nel senso, adesso vado a registrare direttamente quello per mercoledì, ma siccome ho le guide tutti i giorni, cazzi e mazzi, il 2 ho l'esame di guida, non dite niente, non portatemi sfiga, non so se riuscirò a far uscire qualcosa, però ci vediamo al più la settimana dopo. Quindi, come sempre, dal tonsore ignorante, un saluto, un buon weekend, delle buone sbarbate, se non siete iscritti, iscrivetevi, e come sempre, se sei depresso, fatti la barba più spesso. Ciao ragazzi!